Grazie, siete stati molto gentili, ringrazio anche il sindaco e l'amministrazione che hanno accettato la mia collaborazione, perché questo vuol dire grande apertura alla collaborazione, perché uno a 78 anni si mette ancora a pungolare chi come lui un tempo era impegnato nell'amministrazione, perché il bene comune potesse essere veramente l'oggetto principale di chi si impegna nell'attività amministrativa. Ma probabilmente è per questa cultura del dialogo, della condivisione, che Chiara Lubici, che è cittadina di questo comune perché gli avete dato la cittadinanza onoraria, e quindi chiaramente i suoi ideali sono stati apprezzati da questa comunità, come quando io l'ho incontrata, io ho avuto un bel rapporto con lei, questi ideali sono diventati anche parte attiva della mia vita, questo di avere l'altro, di avere le persone con cui vive come l'obiettivo principale del tuo impegno delle relazioni. Ovviamente questo poi per me era una cultura, perché il mio campo di ricerca universitario è l'ecologia è la scienza delle relazioni, quindi per me le relazioni non sono solo realtà da vivere, ma sono state anche l'oggetto della mia indagine, del mio studio, e lo sono tuttora. E, ritornando nel posto dove sono nato, sono da Baucina, come tutti i piccoli centri abbiamo tantissimi incroci parentali, tanti di Belmonte sono sposati di là, tutti questi paesini che sono qui attorno, ecco, costituiscono un territorio omogeneo, forse quello che la natura aveva fatto diventare omogeneo, quei campanilismi del secolo scorso, di due secoli fa, erano diventati motivazione per non interessarsi degli altri, non conoscere gli altri. Per fortuna questo è crollato e per noi adesso è un territorio unico. E questo territorio unico che ha le sue fondamenta nella natura, perché geologicamente le montagne di Belmonte sono la stessa cosa delle montagne di Baucina, tecnicamente si dice che sono le montagne del Dominio Imerese, quindi è la stessa realtà che ci supporta e che, con la quale siamo in relazione, sia per quanto riguarda le bellezze, sia per quanto riguarda le risorse economiche che questo territorio ci dà. E allora, avendo sempre la passione per le generazioni più giovani, mi sono messo a disposizione prima della scuola, poi delle amministrazioni di Ventimiglia, di Baucina, di Civita, di Borroglietta, poi adesso anche di Belmonte, qualcosa anche come Siberi. Perché cosa? Ecco, perché se noi riusciamo a mettere nelle nuove generazioni una relazione con le dimensioni che la natura ha fatto per noi e per gli esseri che ci circondano, se noi in queste relazioni riusciamo a mettere nella maniera giusta, la qualità della vita migliora in maniera straordinaria. Quanto più le relazioni tra di noi e la natura sono relazioni secondo il progetto che si realizza nella nostra umanità, ma anche nella naturalità dell'ambiente che ci circonda, è tanto più il nostro vivere sociale diventa armonioso, diventa sereno, la produttività non diventa qualcosa che prenda qualcuno e dà ad altri, ma qualcosa che si condivide e che dura e che soprattutto pensa anche alle generazioni future, perché queste risorse possono mantenersi. E allora, per poter fare questo, ed è anche la proposta che ho fatto a Nadia Bonadonna per una collaborazione proprio di cittadinanza attiva, perché
l'ho fatto per 15 anni l'amministratore, ma sono proprio cittadino attivo, a 78 anni, non sono ancora attivo. Ecco, quello di mettere il rapporto cosciente, che non è solo di conoscenza, ma è un essere nell'ambiente, le nuove generazioni con la realtà che ci circonda. Noi in questi tre territori, tra l'altro in maniera buffa, abbiamo fatto un'associazione formale, che vediamo a Ventibaci, perché Ventimiglia poi uscita civile, come supporto alle amministrazioni per realizzare questo progetto di educazione ambientale, ma anche di socializzazione tra le nuove generazioni, le ragazze della scuola primaria, i ragazzi della scuola secondaria e in genere tutti quelli che ci stavano, sia come discenti, sia come guide, sia come supporto, per cui anche si è rimesso, come adesso stanno facendo loro qui a Belmonte, si sono rimessi in attività le energie delle relazioni sociali. Allora, noi abbiamo fatto questo progetto ad Ottona Contrada. Noi sappiamo che tutte le nostre contrade hanno un nome, e andando a cercare prima il significato del nome, si trovano tantissime cose interessanti, perché il nome racconta una storia. Racconta una storia a volte di risorse naturali che ci sono, come le risorse idriche, come il tipo di terreno che favorisce alcune coltivazioni anziché altre, oppure degli insediamenti che magari sono molto lontani nel tempo, e quindi anche il nome delle contrade possono raccontare la storia dell'uso del territorio fatto non solo dalle generazioni che ci hanno preceduto, ma soprattutto dalla civiltà che in questo territorio si sono sviluppate. E vi assicuro che impegnando un po' gli specialisti, perché ci sono risorse dei comuni che non si conoscono, ci sono veramente persone che sanno tantissime cose e quando le si mette in condizione di darle, veramente danno, si arricchiscono loro delle relazioni, ma arricchiscono gli altri anche delle loro non solo conoscenze, ma anche del loro modo di vivere. E da questo poi sono nate anche delle cose interessanti. È nata una pubblicazione sulla storia, sulla cultura, sulla tradizione, è nata una carta dei siti archeologici, è nata un progetto di itinerari rurali per valorizzare gli insediamenti produttivi agricoli e zootecnici, questi sono i principali in quella zona, ma anche le emergenze culturali, quelle naturalistiche, le emergenze archeologiche, e tutto questo sta diventando strumento e patrimonio della gente di questo territorio, soprattutto di questi tre comuni. E già da un paio di estate i ragazzi non sono più davanti alle sale gioco o a bivaccare nelle piazze o a fare altre cose, ma sono organizzate per squadre e una parte del loro tempo, con libertà ovviamente, la impegnano in questo impegno sociale a conoscersi e a conoscere il territorio in cui vivono, per progettare il loro futuro, perché per esempio noi, avendo scoperto veramente questa ricchezza, per esempio della rete Transere che c'è anche qui, tra l'altro io sconoscevo, c'è un ufficio a Palermo della rete Transere, uno va, può prendersi tutte le mappe, e questa viabilità è la viabilità che è stata utilizzata per millenni dal tempo dei Romani, dei Cartaginesi, vabbè. E lungo queste regge transere si trovano veramente tante cose interessanti, e ovviamente dopo dei brevi, per non fare crescere la barba ai ragazzi, una breve introduzione, il lavoro maggiore era quello di andare sul territorio a fare le escursioni, vabbè, gli adulti, i cittadini attivi mettevano a disposizione sono tutti fuori strada e portavamo i ragazzi, ci fermavamo su un punto e poi andavamo a piedi vi assicuro che abbiamo trovato cose straordinarie in giro, vabbè, tantissime cose straordinarie. Poi i ragazzi chiedono, e lo stimolo di chiedere ti costringe
a studiare, a capire e vedere le risposte. E va dalla costituzione del terreno, quindi dalla geologia, dalla morfologia, alla tipologia della flora e fauna selvatici, ma anche ai vari modelli dell'uso del terreno in agricoltura e poi anche alle potenzialità. Ecco, pensate che dopo questo adesso si sta costituendo un'altra cosa, perché i ragazzi vogliono utilizzarlo questo. E il progetto per questa prossima estate è quello di fare un corso di guide di turismo rurale equestre, perché ormai ci sono tanti che hanno la loro cavallina, il loro cavallo, il loro mulo, perché è ritornato questa voglia di allevare gli animali, e quindi attraverso le trazzere questi percorsi si possono fare. E per questo ovviamente saremo disponibili dalla cittadinanza attiva tutta una serie di competenze, e poi se questa cosa va, si vede che viene utilizzata, si può formare una cooperativa di ragazzi che possono formare delle guide turistiche, che possono sfruttare questo come lavoro e nel mentre suscitare, perché già ci sono le vecchie case, le vecchie fattorie, allora possono queste essere trasformate e diventare posti di ristoro, o possono diventare una specie di albergo diffuso in campagna. E tra l'altro ci sono anche delle misure con dei finanziamenti disponibili del gruppo di attività locale, il GAL Metropoli Est, per questi territori, quindi già per esempio di questi cittadini attivi, quelli che sono ingegneri o architetti, hanno cominciato ad aiutare per fare la progettazione in maniera tale da poter presentare questi progetti e avere, ecco, vedete che da un'idea di implementare le relazioni alla fine diviene un nuovo modo di anche di vedere la propria attività nel futuro, perché sappiamo che oggi nonostante che ancora tanti politici promettono e ingannano, sappiamo che il posto fisso o la realtà di un lavoro stabile ormai è qualcosa di difficile da raggiungere, e quindi invece l'autogestirsi un'attività, soprattutto valorizzando il territorio, forse è la cosa più onesta che noi possiamo offrire alle prossime generazioni. E quindi questo gruppo di cittadinanza attiva, perché di questo si tratta, si è inserita per dare anche una prospettiva alle prossime generazioni. Per quanto riguarda il rapporto con l'amministrazione comunale, essendo io ecologo e anche professionalmente mi è interessato molto ai problemi del ciclo dell'acqua, quindi da trovare e da utilizzare e distribuire l'acqua poi allo smaltimento, al trattamento, quindi alla depurazione. Ecco, e Belmonte ha questo problema, questa amministrazione si è trovata questa realtà di avere da più di 20 anni una specie di fantasma di impianto di depurazione che non è stato mai attivato, e che questa realtà crea una qualità della vita molto buona in tutta la gente che vive lungo la valle dell'Annaro, questo anche ha scatenato situazioni legali, controversie eccetera, per cui l'amministrazione si trova ad affrontare queste cose. Io volentieri mi sono preso in mano questo progetto. Il progetto è fatto da un bravo ingegnere che appartiene a un contesto tra l'altro pubblico di progettazione per il ciclo dell'acqua, però questo ingegnere è bravissimo dal punto di vista teorico, non aveva tenuto conto del territorio in cui questo impianto di depurazione deve essere collocato. Tutta la zona della Valle dell'Annaro è piena di agrumeti, e allora perché spendere tanti soldi per rendere quest'acqua addirittura disinfettata senza più azoto e senza più fosforo, che è la trasformazione delle sostanze organiche che avviene in piatto di depurazione, quando queste cose le andiamo a comprare, va bene, per irrigare e per concimare? E allora perché fare un impianto super tecnologico, come se dovessimo farlo per una grande città,
quando per un comune della dimensione di Belmonte e con l'attività che c'è a Belmonte si può dimezzare l'impianto e quindi il costo, e che significa la tassa per l'acqua che hanno i cittadini, perché pagano, quando funziona l'impianto di depurazione pagano anche questo, e arricchire l'agricoltura, quindi fare la verde irrigazione, fare il compostaggio o al limite fare qualcosa di ecologico, come fare un canneto che possa assorbire quello che non si usa in agricoltura del residuo dell'impianto di depurazione. Io me ne sono venuto una settimana, ho fatto una piccola cosa e poi quando avranno tempo lo vedranno, va bene, ma la disponibilità nostra è completa a poterlo seguire in maniera che Belmonte possa aver risolto questo problema, che significa anche risolvere i problemi a monte, perché il problema, adesso io salivo con la, siccome pioveva è meglio che vado col fuoristrada a Belmonte, perché so che quando salgo da Misilvero ogni tanto ci sono problemi, in effetti già c'erano, e perché? Perché prima c'erano i torrenti, voi lo sapete, no? Però quando sono stati coperti non sono stati fatti in maniera tale da fare una facile manutenzione o una dimensione che fosse, che prevedesse i ritorni secolari che possono avere fenomeni meteorologici importanti. Quindi se si deve progettare in maniera da risolvere questo problema, ovviamente non si può fare neppure nella durata di un'amministrazione, ma volendo progettare una cosa che possa funzionare, si comincerà con l'impianto di depurazione, ma poi si deve pensare anche a dividere le acque piovane dalle acque usate per usi domestici, in maniera che l'impianto di depurazione lavori di meno e quindi costi di meno, e dall'altra parte le acque piovane possono andare naturalmente nel torrente e defluire senza intasare. Ecco, questo tanto per darvi un po' l'esperienza e le prospettive di questa esperienza. Grazie. Grazie.